aspetta, tutto a posto, tutto prenotato, i voli, la conferma dei voli, gli alberghi, tutto bene. Partiamo da Napoli, domani mattina 6.40, il volo, devo stare più prima in aeroporto. 6.40? Lo so, è presto. Lo sai, potrei io prendere tutti i voli, lo posto, sempre per risparmiare il progetto. E vabbè, facciamo stare la traccia, ma vabbè, se tutto sommato, partiamo presto, Arriviamo alle 20.15, la notte e mezza, mi sento, ma siamo quasi. Partiamo alle 6.40, arriviamo alle 20.15. Sì. Ma mi ha fatto una bella scala, si Londra, però facciamo qualche scalo. Qualche scalo? Facciamo. Napoli-Monaco, Monaco-Barcellona, Barcellona-Liverpool. Liverpool, Manchester United, Chelsea, ma che la Champions League, Ferdinando? Niente. Io facevo questi scarti, viaggiamo da mondo, si risparmia i costi, non graviamo sul budget. E poi no, ci vuole ritorno, se ci qualifichiamo. Qual è il ritorno? Il ritorno è Londra, Dublino, Dublino, Londra, Londra, Roma, Roma. Londra, Dublino. Londra, abbiamo fatto prima. Perché sempre per risparmiare i costi, ho visto che c'è una tariffa Europe Business Tour, non so del genere, che costa pochissimo, costa 35 euro, pensa un po', però parte da Dublino. Noi siamo a Londra, noi andiamo un attimo a Dublino, là prendiamo la tariffa low cost. Per risparmiare quanto? Per risparmiare 70 euro. 70 euro? Sì. Ci metti, per me per te, però non ci facciamo un giorno così buttato all'aria.
La fine del mondo. Una particolare che questa sera si legge al contrario, è significato. È divertente. Divertente? Sì, è istruzioso, a me piace il barino, a te piace il barino. A me non fa ridere. Divertente il barino, è istruzioso. Ci sono pure delle frasi barine. Ah sì? Quella famosa è i topi non avevano nipoti. E chi te l'ha detto? Che cosa? Che i topi non c'erano nipoti. Nessuno, però non è il senso della frase importante. La cosa particolare è che al contrario, i topi non avevano nipoti, si legge sempre i topi non avevano nipoti. Capito? Continua a non far niente. Un'altra è. E Martina lavava l'anitra miope. L'anitra miope? L'anitra miope. Martina lavava l'anitra miope. Miope. E che significa, Ferdinando? Ah, Luca, non significa niente. Però se lo leggi al contrario è sì, uguale. Ma la legge in Parlamento. Questa è una cosa divertente. Neanche cobra a Armok, questa legge al contrario, cobra a Armok. Sì, però non significa niente cobra a Armok. Che invece Martina che c'è di topi che non avete nipoti con l'aria della mia musica. Vabbè, ma sono parole sensate. Armok, che è Armok? È una città. Armok è una città. Ferdinand è una città. E dove sta sta città? Ferdinand non è. Cioè, non... Ma tu vuoi la documentazione da me? Tu ci scemenza continuamente i topi, Martin e i nipoti, quando dice a me, quando dica qualcosa per trovare la fonte specifica. Vabbè. Non lo so, è una città, va bene? Va bene, va bene. A cobra a... Bene, bene. Oruknaf. Tu ci credi alla reincarnazione? No. Perché? Perché. Ma perché tu ci credi? No. Allora come vedi? Allora sarebbe bello, eh? No. Ma sarebbe bello scegliere, poter scegliere di reincarnarsi in qualcosa scelta, cioè nella prossima vita. Ah, sì, cioè che tu decidi o questa cosa qua. Ah sì, così sarebbe bellissimo. Ma se tu potessi scegliere che cosa dovresti essere nella prossima vita? Ma. Un pesce. Un pesce? Ad auto. Come da me? Cioè, un'altra volta che torni a nascere dovresti essere un pesce? Sì, cioè, quest'altra volta dovresti essere un pesce. Perché sei un pesce vuoto, è libero. Mi piacerebbe. Tu invece? Io un uccello. Un uccello, sì, un uccello. Però l'uccello già è un animale più delicato. E se si rompe un'ala, no? L'uccello? E che fa? Non vola più, che viva a fare? Perché se si rompe la vena il pesce, che succede? Comunque rimane nell'acqua che il suo elemento naturale. E poi con una sola pinna può nuotare. Però... In circolo? Nuota in circolo? No, in circolo. Una pinna nuota che con la coda sai da via. E che pesce vuoi essere tu? Non lo so, un pesce qualunque, che è importante uguale. Uno squalo? No, un pesce più piccolo. Un piccolino. Cicinello. Cicinello, un po' più grande. Una mezzogna. Mezzogna, ok. Uno scorpo. Un cuoccio. Magari sei da troppo di pesce, no? Un pesce più ricercato, più particolare. Sai quel pesce che c'ha la lampadina? C'è un pesce con un rametto con una lampadina avanti, quello è comodo perché così puoi nuotare anche di notte ti puoi muovere. Pesce nato. Invece con la lampadina. E tu che uccello lo stesso? Io un albatros. Un gabbiano? Un albatros. E l'albatros non è un gabbiano? No. E che cos'è? Un albatros. Che? Proprio l'albatros? Perché l'albatros, oltre ad avere un volo eccezionale, e poi uccello che vola sul mare. Io poi adoro il mare, quindi... Scusa, ma se adori il mare, fai un pesce pure tu. Come? Senti, voglio fare l'uccello, voglio volare nel cielo, poi dopo se io voglio vado sul mare, ma voglio essere l'uccello. Tu sei un contraddizio, però fai che sei infelice pure nell'altra vita, perché io volo però amo il mare. Fai una decisione e fai il pesce. Io lo so che non puoi fare il pesce, perché io ho detto che volevo fare il pesce. Allora tu fai un'altra cosa e te lo fai fare l'uccello. Il discorso assurdo, mamma mia. Vabbè, certo, se tu non avessi scelto di fare il pesce, riconosco che avrei scelto io di fare il pesce. Che poi vorrei sapere che come pesce che fastidio ti posso dare.
vediamo, sei una brava persona, sei simpatico, sei buono, sei tanto caro, però ti non difetto. Cioè? Sei presuntuoso. Ogni io. Cosa la sai fare tu, ogni io. Cosa ce l'hai tu, ogni cosa bella, cioè, io già mi vedo a te che facciamo mi fai pesci tutti e due, facciamo mi fai, andiamo a fare la nuotata? Ah già è notte, tu non vedi perché non c'è la lampadina, puoi fare una cosa, io ho la lampadina mia, tu vieni appresso a me e metti questa cosa nel pacchetto. Senti, così navigare, ci siamo persi, quale siamo? Gira? Non lo so. Gira, ci siamo persi. E metti il navigatore, così il navigatore. Non c'è. Non c'è? No. Sul telefonino? Non c'è. Ah, tu? Ah, c'è, non c'è la cascata. Vabbè, c'è il mio. Ah, comunque, ieri io. Madonna, è un colpo. No, no, ma è importante, scusami, non volevo. Poi ieri ho detto al capo quella cosa importante che bisognava dire. A me non. Cosa si parlava ieri? Ho fatto degli avanzamenti. Io ho detto guarda le cose. Hai fatto bene. Ho fatto bene. No, l'ho affrontato direttamente, ah oh, bello, proprio in faccia. Ho detto guarda che comunque Ferdinando ha ragione. Mi ha fatto notare ieri, parlando con te, che tu fai quella cosa con quel nepotismo. Nepotismo, bravo. Tu gli hai detto che io vado dicendo in giro che fa nepotismo. No, non ho detto che facevo in giro, vedrò, mentre il bocconore che l'ho detto. Ho detto che tu mi hai detto che effettivamente hai insistito e mi hai fatto notare che lui fa. E gli sta dando di papi no, cioè ti penso io che va dicendo questa cosa. Non vai dicendo, no, Ferdinando, ti ho detto che comunque effettivamente tu mi hai fatto notare questa cosa, che lui premia persone anziché altre, e quindi fai i nipoti dei nipoti. Nepotismo, quella parola che tu mi hai detto io. E lui che ha risposto? Ma non lo so, io gli ho detto questa cosa e poi mi sono andato. Ah, è già da poco tu sei andato. Vabbè, comunque lui non l'ha presa mai, infatti io da lontano facevo ok. Facevo ok. Ma la capita, infatti io stavo dopo, dicevo, a posto, facevo ok. Ok così? Ok. Così o così? Come si dice ok? Ok. Ok. No, ok così significa altra cosa. Ma perché se significa ok? Ok. E io facevo così, ok, l'abbiamo, ok. Ma così non è ok, così si dice, che faccio? Minaccioso. Io mi la piace, ok. Perché la facevo così? Io non lo so. Ma poi se tu sei troppo migliore. Tu devi crescere, effettivamente tu sei proprio fatto per. Vedi, guarda, tu sei fatto per crescere, forse questo mi dice, ok, è fatto per crescere. Ah oh, mi raccomando, se hai una promozione, le cose di me, effettivamente. Sì. Ok. Sta accompagnando il drago come me.